dobbiamo nasconderci nel dire che purtroppo questo tipo di violenze, questo tipo di sofferenze non sono sempre palesi, non sono sempre chiaramente individuabili. E lì dobbiamo essere bravi noi, forze dell'ordine, che spesso siamo i primi, il primo passo, siamo il primo tentativo di uscire dal problema. E tutte le altre strutture che ricevono queste segnalazioni di disagio più o meno latente. La problematica, il fenomeno del femminicidio, della violenza sulle donne, della violenza di genere, dal punto di vista legislativo ha visto negli ultimi anni un'attenzione sempre maggiore. Partendo dall'inserimento del reato di atti persecutori, che ha inserito un nuovo reato nel codice penale, un reato di stampo anglosassone, che però va a tutelare tutta quella serie di comportamenti reiterati, finalizzati a che cagionano e comportano uno stato di ansia perdurante, la paura, il timore di ripercussioni, che possono essere sì di violenza fisica, ma sono spesso soprattutto di violenza psicologica, sono una continua ossessione. Noi notiamo l'ansia, la paura, lo stato di ansia perdurante che è proprio indicato nel testo normativo, in queste donne che non riescono più a fare a condurre una normale vita. Hanno paura di qualsiasi cosa, hanno timore che dietro l'angolo si trovi il loro molestatore, il loro aguzzino, hanno paura a rispondere al telefono, hanno paura a utilizzare i social network, perché ogni strumento diventa uno strumento possibile di violenze nei loro confronti. Il primo passo è stato questo, legislativo. I vari legislatori che sono succeduti nel tempo hanno provveduto ad adeguare la normativa, hanno inserito tutta una serie di nuovi strumenti, hanno aggravato le pene con interventi successivi, anche in alcuni casi con decretazione d'urgenza, per dimostrare la particolare necessità di intervenire in modo immediato e dare una risposta immediata a questa tipologia di problema. Abbiamo nuovi tipi di intervento, ad esempio sempre nello stalking c'è la possibilità di un ammonimento orale nel momento in cui la vittima, spesso legata da una relazione, legata da comunque anche se non c'è più la convivenza, comunque da un affetto, in alcuni casi può pensare strano, ma c'è. Nel momento in cui questa persona non vuole, la vittima non vuole proseguire con la querela e vuole semplicemente informare che c'è una situazione di base problematica, che potrebbe diventare problematica, è stata inserita la possibilità di un intervento di prevenzione, che è l'ammonimento, un ammonimento che è una misura che viene proposta e poi viene erogata dal questore, viene imposta dal questore che ha competenza a livello provinciale e invita la persona che sta commettendo questo tipo di molestie a cessare dal compierle. Queste sono solo alcune. Poi abbiamo un aggravamento negli anni dei maltrattamenti, del reato di maltrattamento in famiglia, che è forse l'altro reato classico che è alla base purtroppo del femminicidio. Si arriva all'omicidio, al femminicidio dopo una strada prolungata, dopo un percorso lungo che passa inevitabilmente da questi due reati, sia gli atti persecutori che mi portano a credere, che mi portano a immaginarmi una realtà che in realtà non c'è, o dai maltrattamenti famiglia, quindi una violenza prolungata nel tempo in ambito familiare, che può essere rivolta sì certo ai figli, ma anche sicuramente alle donne. Sono state inserite numerose misure cautelari innovative che tentano e cercano di dare una soluzione al problema: il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che è al 282 ter del codice procedura penale, il comma successivo è l'obbligo di
di comunicare alla persona offesa la variazione delle misure cautelari in essere, in modo che la persona offesa sappia quando il suo aguzzino è uscito dal carcere, sappia quando è venuta meno gli arresti domiciliari, e durante tutto il percorso sono state inserite apposite previsioni che impongono e prevedono chiaramente l'indicazione che un qualcosa è cambiato, in modo che la vittima, nel momento in cui dovesse notare un qualcosa di strano, sa che, o meglio, nel momento in cui sa che è stata modificata la misura cautelare, è magari quello il momento di cercare di avere un po' più di attenzione nel momento in cui nota un qualcosa di strano, onde evitare che quello che è stato in carcere 3, 4, 5 anni, quando esce e riprende con l'attività, o magari aumenta ancora la sua possibilità di offendere. Tutte queste misure sono misure imposte dal legislatore, previste dal legislatore, che ci danno nuovi strumenti di intervento. Però in questo ambito io vorrei sottolineare maggiormente l'altro aspetto, quello che diceva la dottoressa alla fine del suo intervento, cioè il primo approccio, perché noi siamo quelli che abbiamo materialmente il compito tante volte di intervenire all'inizio. Perfetti con i tempi dalla regia, c'è il video che spiega bene, fa capire bene questo tipo di... Anche certi piccoli gesti mi hanno rubato. Vorrei ritrovare la dolcezza di una mano che ti accarezza i capelli. Una mano? Sì, una mano che ti dia coraggio, che ti sfiori la testa. Signorina, la descrizione di questo è una mano. Un'altra cosa, ti rendi conto che in
ricordo di una canzone. A presente piacere. Povera signorina, chi non possiede almeno una canzone? A me, per esempio, mi piace tanto quella, se ricordo quello che fanno. Parlami d'amore, ma di più, tutta la mia vita sei tu. Quella sì che è una bella canzone. Mi ricorda l'estate a Monopoli, provincia di Bari. A me mi è stato rubato. Beh, la denunciante coetanea Francesca aggiunge che le sono state sottratte numero una canzone di autore imprecisato. La vedo stanca. Stanca? No, possiamo continuare. Signorina, mi faccia capire meglio. Questi soldi dove erano custoditi? Nella camera da letto? Nel salone? In un cofanetto, in una cassaforte? Dove li teneva, signorina? Erano nel fondo del mio cuore. C'erano allarmi? Mi fidavo. E poi ho cominciato a sentire che si stavano sporcando. Ah, questo non me l'ha detto. Lei vuol dire che prima che gli rubasse dei sogni ha notato sopra delle macchie? Lei proterà? Sì, possiamo dire macchie, ombre. Ero confusa, ho cominciato a sentire che mi stavano derubando dal profondo, ma non volevo ammetterlo, mi sentivo in colpa. Forse se avessi denunciato prima la presenza dell'introdotta, chissà. Mi fidavo, gli ho detto. Mai fidarsi, signorina. Io dico per esperienza, potrei essere suo padre. Posso avere un bicchiere d'acqua, per favore? Certo, te lo porto subito. Signorina, no, non volevo spaventare, le ho portato l'acqua. Grazie. Signora Coetanei, adesso mi deve aiutare lei a capire certi punti che mi sono poco chiari. Insomma, io non voglio entrare in particolari, però ci deve entrare. Questi sogni che sono scomparsi, il più importante dei quali è un amore grande, come ha detto lei. Insomma, io le chiedo di raccontarmi la dinamica. Esattamente quello che è successo. Cerchi di capirmi. Io non posso dirle esattamente come sono andate le cose. Che ne sapevo io dell'amore, pensavo fosse così. Per tutta la vita ti insegnano a mitizzarlo, così cresci con l'idea che l'amore è buono e basta. Non ci sono cartelli che ti avvertono di stare attento o cani poliziotto pronti a difenderti. Non ci sono istruzioni. Anzi, spesso le vengo delle scrive che è più forte di me. È successo esattamente come gli ho raccontato, brigadiere. Una mattina mi sono svegliata e ho scoperto di essere stata derubata di tutti i miei sogni. Non posso dirle di più. Mi scusi, ma perché lo denuncia solo voi? Brigadiere, mi sentivo in colpa. Già, ha sospetti su qualcuno? Signori, io capisco che non è facile. Se lei è privo di suoi sogni, li vuole ritrovare. Ci vorrà del tempo. Purtroppo non è come ritrovare un appunto. Lo so. Lo sa. Bene, abbiamo quasi finito. Solo un attimo di pazienza. Adesso rilega la sua deposizione e metto la firma in calce. Legga attentamente. Sa, una volta firmato il verbale, è come se lo avesse scritto lei stessa. Roma, 8 agosto 1999. In data odierna, la qui presente Coetanea Francesca, nata a Roma il 17-6-75. Utilizzando un linguaggio sibillino, dichiara di aver subito ripetutamente atti carnali a scopo di libidine dal di lei padre e dichiara altresì di esserne stata profondamente danneggiata nel fisico e nel morale.
Questo cortometraggio che ha quasi 20 anni ormai è la dimostrazione di come da tempo, parallelamente all'adeguamento della normativa, c'è un adeguamento e parte da lì. Naturalmente vengono enfatizzati alcuni aspetti che sono chiari a tutti, ma l'attenzione alla tematica è sempre maggiore anche da parte nostra, da parte delle forze dell'ordine. Ci sono vari progetti, c'è ad esempio il progetto Una stanza per te, che è diversamente da come vediamo nel corto, che attualmente in ogni compagnia carabinieri c'è una stanza apposita dove le persone, che le donne soprattutto, che vogliono denunciare un maltrattamento, atti persecutori o dimostrano, manifestano un disagio, possono essere accolte. Sono stanze idonee per composizione, hanno colori tenui, seguono tutta una serie di dettami finalizzati a cercare di creare un'armonia, cercare di creare una situazione di meno disagio possibile per la vittima, che è lì in quel momento in tanti casi per parlarci di cose che non è in grado, come bene esprime il filmato, di dirci chiaramente. E se noi affrontiamo questa tematica come la denuncia di furto, come la denuncia di rapina, come uno smarrimento, inevitabilmente perdiamo tutta quella serie di possibilità di fiducia anche della persona che in quel momento sta cercando in noi una soluzione ai suoi problemi. E quindi questo progetto è finalizzato proprio ad avere un luogo idoneo. Parallelamente a questo, contemporaneamente a questo, c'è la formazione continua dei nostri operatori, che nel momento in cui vedono, nel momento in cui sentono, in cui percepiscono che c'è un qualcosa di più al di sotto del disagio, che c'è un qualcosa di più alla base della problematica, allora deve scattare tutta una serie di tutele maggiori nei confronti della vittima, tutele che poi sono finalizzate anche con l'aiuto di tutte le associazioni che ci sono sul territorio, ben vengano, di tutte queste iniziative sono finalizzate proprio a dimostrare a tutte le vittime di questo tipo di reati odiosi che c'è una soluzione, che la soluzione c'è e si deve trovare, e si deve mettere in atto tutte le forze, tutte le migliori energie che si hanno per risolvere il problema. Noi come forze dell'ordine siamo costantemente impegnati in questo tipo di attività, perché il cambio generazionale forte che c'è stato negli ultimi anni deve proseguire, perché non è più possibile pensare, facendo discorsi un pochino più generali, non è più possibile pensare che la donna sia quella che a casa deve cucinare o deve lavare. Non è più possibile pensare che ci sono i mestieri da donna e i mestieri da uomo, perché la violenza domestica poi parte da quello, la violenza domestica parte da lavoro tutto il giorno e mi fai un piatto mi fai questo schifo da mangiare, quella è la violenza domestica. Tutte questi piccoli comportamenti, queste denigrazioni continue, questo sminuire il valore della donna ormai non ha mai avuto ragione di esistere, ma anche culturalmente è il momento che tutte queste situazioni vengano a galla. Ci sono differenze fisiche inevitabili tra uomo e donna, ma sono differenze fisiche, non è una differenza di mansione, non è una differenza di capacità, non è una differenza di importanza. E quindi tutte queste attività, tutte queste iniziative che ci sono devono far capire che non è più, purtroppo, non lo è mai stato, lo dico sbagliando, ma non è più il momento di accettare questo tipo di comportamenti da parte di coloro che si crede di amare, che si crede che così ci amano. E noi dobbiamo essere bravi a recepire questa forma di disagio, a recepirla da una denuncia, a recepirla dalla presenza sul territorio.
il grosso lavoro che fanno le stazioni dei carabinieri è quello di essere un polo informativo che abbiamo sul territorio, un punto informativo che abbiamo, perché la situazione di disagio non si percepisce solo con la denuncia, ma la si percepisce con il rapporto quotidiano, con l'andare al bar a prendere il caffè, a sentire quelle che sono le voci del paese, a sentire che Tizio Caio forse ogni tanto alza un po' il gomito e quando va e quando torna a casa il vicino sente le urla, iniziare a capire quelle che sono le possibili situazioni di disagio per intervenire prima che sia troppo tardi, prima che le statistiche siano terribili come ci ha detto la dottoressa.